tranquillo, come tutto normale, ho lavorato bene a partire da lunedì, ho fatto bene mercoledì e poi niente, vediamo poi domani che è sempre il capo che poi dice, però a prescindere da questo abbiamo fatto tutto bene, sappiamo che è una partita importante, sapendo anche che comunque manca ancora 26 partite, quindi a seconda di quello che succederà non cambierà niente, con qualsiasi tipo di risultato è chiaro che speriamo di tornare con una buona prestazione come abbiamo fatto fino a questo momento. Sì, si dice che quando si affrontano formazioni, diciamo che lottano come noi per andare il più in alto possibile, magari c'è ancora più concentrazione, non si prenderà sotto gamba l'appuntamento. Ma no, sotto gamba non prendiamo neanche l'allenamento, quindi neanche la partita di domani. Con questo non è detto che il risultato dipende da tanti fattori. Noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada, pensando di vivere partita per partita e sapendo che comunque il campionato è lungo, quindi di non esaltarci per dei risultati come stanno avvenendo, quindi con la consapevolezza di continuare così e sapendo che nel percorso di queste 26 partite ci saranno anche delle situazioni che però dobbiamo essere bravi a fare questo, insomma. Incontriamo una squadra forte. Incontriamo, ha detto questo, noi dobbiamo pensare a noi, sapere comunque e conoscere qualcosa dell'avversario e poi fare le cose che sappiamo fare con la stessa determinazione che abbiamo affrontato, diciamo, da quando abbiamo iniziato a ritirare oggi le partite. Ultima domanda mia, non ne faccio più, diciamo per 9, 10, 11esimi la squadra ce l'ha già in testa per domani. Per 10, sì, ti posso dire sì, no, tanto poi alla fine Tanto uguale, è sì, però uguale. diciamo in linea di massima, insomma, un paio di piccoli dubbi, via, In ecco. linea di massima ci sono sì, almeno 4-5 giocatori che possono giocare come no dall'inizio, possono entrare, altri che sempre lo stesso discorso, poi l'avete visto anche mercoledì, comunque ci sono tanti giocatori che adesso non dico che puoi stravolgere 11 giocatori di colpo, però di quelli che hanno giocato mercoledì basta prendere uno o due a caso che nel contesto che siamo oggi possono giocare e siamo tranquilli. Poi con questo possono far bene o male, ma questo è il calcio, però insomma, pronti. Mister, domani è il primo scontro diretto, ieri Valini diceva che cosa resta in no? Vedere cosa facciamo sul campo, quindi insomma non dico che la prima partita vera ci Ma mancherebbe, secondo me è più che. però. No, non è uno scontro diretto, è che incontriamo una squadra forte, forse una quelle candidate, diciamo, a lottare per il primo posto, ma detto questo sono tutte importanti perché poi se Se sbagliate facciamo qualcosa in l'errore, classifica. certo, vediamo la Cremonese che alla fine con l'Albinoleffe ha pareggiato, però poi col Savona ha perso, quindi se si pensa solo allo scontro diretto e da lì se ne esce con delle conferme se fai bene, se il risultato è deluso, cioè alla fine non conta niente, che poi la partita dopo non c'è scritto da nessuna parte che col Savona vinci. Quindi l'affrontiamo chiaramente sapendo ma come abbiamo affrontato il Ferro Alpi Salò, abbiamo affrontato il Lumezzane, sapendo che comunque di fronte c'è una squadra forte. Tra i gruppi di cui parlavi prima, abbiamo visto nella rifinitura hai trovato Cancellotti basso, Margone un pochino più alto, dovrebbe essere. Sì, potrebbe essere una situazione che abbiamo fatto all'inizio, abbiamo fatto a volte in corsa, abbiamo fatto che ci può essere anche Bani. Può giocare Erpe, può giocare Ruggero, può giocare Pepe, può giocare Spezzani, è chiaro che è tanto che fermo, però abbiamo visto insomma, che anche lui dopo un periodo di inattività molto lungo sta ritrovando pian piano e abbiamo visto insomma, che mercoledì ha fatto bene, quindi è un altro giocatore che adesso non essendoci Ardizzone, assieme a Di Sabato ti danno delle opportunità. Marchi penso bene. No, ma secondo me è meglio di no, perché poi alla fine sia lui che legge che gli altri, poi magari. Sì, non so. A parte in Coppa Italia, a parte che sì, un infortunio che comunque ha lavorato a parte, non è che era fermo, poi in Coppa Italia comunque ha giocato 60 minuti, poi è una di quelle cose che vediamo fino a domani, perché comunque oltre alla rossa abbiamo Spezzani, abbiamo Di Sabato, chiaro che come ruolo vero e proprio diciamo che c'è Ardizzone che non c'è, quindi però ci sono altri giocatori che con caratteristiche diverse possono fare quel ruolo lì, infatti sono quelle situazioni che poi.
uno si riserva firma, con questo non vuol dire che può giocare benissimo, come per una partita può giocare chiunque. Poi è normale che, avendo una rosa ampia e di cui ci possiamo fidare di tutti, se gioca perché ritengo che possa giocare, non che sia al 50%, se no giocheremo un altro. Greco sembra un sostegno di Marchi, sembra loro il maggiore. Sì, a oggi diciamo che stiamo giocando con Marchi o Gomez come riferimenti di caratteristiche, e nell'altro ruolo abbiamo diversi giocatori che lo possono fare, che sono Greco, Di Sabato, Erpen. Lo potrebbe fare anche Pepe, che l'ha ricoperto in passato, ma in questo momento non lo sta facendo, perché avendo comunque due o tre giocatori che lo fanno bene, è inutile provarne degli altri. Però poi adesso rientra anche Libertazzi da martedì, chiaramente ci vorrà ancora un po' perché è un mese che non tocca la palla, però adesso rientra anche Libertazzi, che ci offrirà anche delle soluzioni in più come caratteristiche davanti. Sì, c'è il presidente giù. Il direttore. Quale problema può dare un campo che è un po' più grande di quello di Vercelli per i giocatori? Può esserci qualche problemino in più come dimensioni? Allora, come dimensioni, secondo me, ragione è un pochettino più grande perché tiene 30.000 spettatori. Però, sì, però secondo me, se guardate le misure, non so se adesso certo. Non penso ci sia grossa differenza. Sì, magari più che altro può essere dal sintetico all'erba, perché comunque poi alla fine, se le misure sono uguali in campo, sì, poi è chiaro che giochi in uno stadio, penso, quasi vuoto per gli spettatori che può tenere, però ho visto Cremonese, Albinoleffe d'Albero, il campo è veramente bello, a meno che non si è rovinato in questi 15 giorni, quindi è un terreno veramente che... Invece volevo dirti una cosa, tu prima hai detto sì. Una squadra sì, ha cambiato poco negli anni, diciamo che tra il settore giovanile, diciamo che hanno reduce ancora qualche giocatore della Albinoleffe storico che ha fatto la B per anni, hanno dei giovani bravi che adesso non sono più giovani e sono cresciuti, che è già 4-5 anni che giocano, ed è una squadra forte, che giocano bene, organizzati, e che a oggi comunque sarebbe prima, e che anche con la Cremonese, visto la partita, forse meritava più di vincere che di pareggiare, poi lascia stare che l'hanno persa in un'altra maniera, e quindi è una squadra sì, forte. Con questo voglio dire, abbiamo incontrato anche il Modena che sta facendo bene, abbiamo fatto 2-2, quindi non è che ne dobbiamo aver paura, ma comunque dobbiamo avere sicuramente rispetto, e poi chiaramente andiamo a giocare la partita come abbiamo sempre fatto con tutte le altre squadre, compreso le amichevoli che abbiamo fatto. Grazie, grazie mille. Grazie, ci vediamo.